Il cambio di marcia operato dal Diegaro nelle ultime settimane ha avuto riflessi immediati nella classifica del campionato di eccellenza, con i rossoblù che si sono ben presto ritrovati a presidiare posizioni di assoluta nobiltà, ben note ai cesenati nella passata stagione, ma del tutto inedite in questa avventura. Cesenati quest'oggi in maglia verde e vicini al gol al 12° con Barducci, pallone sulla fondo, dalla parte opposta invece tradizionale casacca per l'argentana che prova a liberare il destro di Senese, comoda la parata però nella circostanza da parte di Sbrighi. Spostiamoci, andiamo al 24° minuto, in attacco il Diegaro con Casadei che mette al centro un cross, grandissima girata di Zavalloni, sfiora un gol memorabile il numero 10, ma è proprio lui a battere la punizione. Invece al 27° minuto c'è la possibilità per il Diegaro con la palla che viene scodellata al centro, colpo di testa vincente di Bertani. Un gol che però non vale, in fuorigioco il giocatore in maglia numero 8, gol annullato ma Diegaro che rimane in attacco, pallone scodellato da Casadei, altro colpo di testa, qui c'è solo l'illusione del gol per Fiori, si rimane così sullo 0-0, in attacco adesso l'argentana che ha l'occasione migliore nel finale del primo tempo con Senese che si gira benissimo ma non trova l'impatto con lo specchio della porta. Insomma, si va al riposo con la parziale di 0-0 tra Diegaro ed Argentana. Si ricomincia a giocare ancora gli ospiti che sono alla disperata ricerca di punti. Ci prova con il suo sinistro, ma è una citofonata in questo caso quella di Senese. Comoda la parata di Sbrighi. Calcio di punizione per il Diegaro. C'è l'opportunità vincente per Tony Rodriguez. Il gol che sblocca il match, il Diegaro che trova dunque la terza realizzazione stagionale del fratello d'arte, fratello di Alejandro e sicuramente giocatore totalmente fuori categoria, in eccellenza. Vantaggio per il Diegaro, come detto, al 17° minuto. E match che va in discesa successivamente, ancora la possibilità con Casadei che per poco non sorprende più Vaccari, sfortunato ma veramente bravo anche il portiere dell'Argentana. Si aprono le praterie e qui è Pio Vaccari a prendersi un giallo nell'uscita alla disperata su Nicolini. Evita dunque la possibilità del 2-0 che non si materializza neanche al minuto numero 92 con la battuta alta di Lombardini sull'assist proprio di Rodriguez. Insomma, un match che non si schioda più dall'1-0, ma è un risultato che vale al Diegaro l'aggancio alla seconda posizione.